Italia Lima Golf 340 Monte Iona, sempre sul crinale Ligure Emiliano. È una bella passeggiata. Oggi nel fondo valle è una giornata molto calda, ma qui si gode. Ok, siamo usciti dalla sella fra Montenero e Cantamoro. Adesso siamo in una zona prativa con rada vegetazione ad alto fusto. È una zona di accumulo morenico, quindi abbiamo grossi blocchi trasportati dall'azione dei ghiacciai e sono peridotiti, sempre rocce ricche in ferro e manganese, che sono queste qua. Quindi un terreno molto irregolare, e sui blocchi si vede anche l'azione del movimento dei ghiacciai, l'ablazione, un'erosione proprio delle linee di erosione sui massi, proprio di scorrimento del ghiacciaio. Allora, quello là del Monte Iona, più di là, ok. Adesso scendiamo verso il passo della Spingarda e poi c'è una dolce salita lunga verso la vetta del Monte Iona. E sembrerà di essere in un contesto morfologico completamente diverso. Allora, benvenuti in un mondo completamente diverso. Quella lassù è la vetta del Monte Iona. Adesso attraversiamo una zona di sella con terreni umidi, palustri, anche qui torbiere e anche qui relitti dell'ultima era glaciale. Dunque, se uno prende queste immagini, applica un filtro colore sul rosso in modo che non si veda più l'erba, è perfettamente uguale alla superficie di Marte. Olio e brullo a sua faccia. Poi quando vedi queste cose qua, questo sarebbe un ginepro nano, un bonsai, e c'è pieno di queste piante qua in dimensioni in scala. Piano si cammina meglio. Niente, adesso facciamo l'ultimo strappo. Abbiamo ancora un chilometro e 200 metri. Per fortuna c'è aria, perché mi è capitato un anno che era allucinante. Ah, una cosa interessante. Quel roccione, eccolo lì, quello lì. Quello lì per leggenda popolare viene chiamato meteorite. In realtà anche quella è una peridotite, una roccia magmatica ricca in ferro, manganese e di minerali ferromagnetici. Per quello che se uno consulta le cartografie dell'ICM per questa zona, vi è un'area con chiaramente indicato anomalia magnetica, in
cui l'utilizzo della bussola praticamente è inutile, perché fa un po' quello che vuole. Ci potrebbero girare una puntata di X-File da quanto gira la bussola qua. E molto compatta, molto pesante. Eccola lì. Anche questa è una zona quando, in occasione di temporali, brutto tempo, è meglio raccogliere tutto e via di corsa, a gambe levate, coi piedi che battono qui sul copino, senza tanto pensarci. Oggi, fortuna che è una bella giornata, allora quello là, quello è il Monte Maggiorasca, non so se si vede la statua sulla vetta, è la Madonna di Guadalupe. Uno dice, ma cosa ci fa una statua in memoria della Madonna di Guadalupe sul Monte Maggiorasca di fronte alla Valdata? Comunque c'è. E a fianco c'è il Monte Tomato, che non finirò mai di ripetere che è stato l'errore più clamoroso averlo tolto in cima sotto per quella belinata di regola dei 150 metri. Ce ne facciamo una ragione. E noi ce l'abbiamo segnata. Mancano 800 metri. Dai, che si fa? Si segue sempre il sentiero della Tavia dei Monti Liguri e piano piano si va su. Sierra Papa 9, Alfa Messico Hotel, back to you. Roger, Roger, my friend, your report is 5-5, QSL. 73, my friend, bye bye, thank you. Oh, buongiorno, Florida 5, Lima Kilo Whiskey, Foxtrot 5, Lima Kilo Whiskey, 5-9, più, 5-9, più, QSL. Sì, QSL, carissimo Alessandro, confermo tutto 100% con il buon pomeriggio. Ti passo 55, 55, QSL. QSL, sempre segnale fortissimo, Francia 5, sempre segnale fortissimo, complimenti. Ciao 73, buon pomeriggio a te famiglia, ciao. Golf 4, over. Whiskey Sierra Bravo. Roger, Golf 4, Whiskey Sierra Bravo, 5,
7 8 5 8 5 9 QSL. Thank you to you, my friend. Bye bye, 73. Ciao. Roger, il vostro cuore, whisky, bravo November. 5-9, back to you. Roger, Alessandro. Molto grazie. Bye bye, 9 also. 59, Roger. Roger, thank you for 5-9. Thank you. Good afternoon to you and your family. Bye bye. Bye bye, many thanks, Alessandro. Good luck to you. Roger, hotel Bravo 9. Complete your call. Thank you. Alfa 59 plus plus, back to you. Roger, Roger, Alessandro, good afternoon. You are 5555 in the north of Dublin. Have everything good, sota, and good things, my friend. Bye bye. Delta Delta Zero, Victor Echo is correct. SL, guarda, ho registrato perché come al solito ho dimenticato il blocco degli appunti. Ripetimi il tuo nominativo, ripetimi il tuo nominativo che non ho copiato la parte finale. Grazie, scusami. Free, my friend, good afternoon. Delta Juliet 6, Oscar Romeo, Cornwall. Delta Juliet 6, Oscar Romeo, is correct. Roger, Roger, you are 5 and 5 by Cornwall station. Roger, my friend, your report is 5-9, real 5-9, back to you. Roger, Sierra 57, India Lima Foxtrot, 5-9, back to you. Delta Lima 8, Delta X-ray Lima is correct. Roger, Roger, Delta Lima 8, Delta X-ray Lima, your report is 5758. Yes, 9 Alpha, 2 Torino, 9 America, 2 Tango. 9 Alpha.
Alfa 2 Tango, 9 Alfa 2 Tango, è corretto? Roger, volano carissimo, 5-9, per te 5-9, mio nome è Jacques, Alfa Kilo da Sagazia. Roger, 5-9 anche per te, 5-9 anche per te. 73, buon pomeriggio, ciao. Oscar November 3, Delta Tango Zulu, corretto? Negativo, Tango Delta Zulu, Oscar November 3, Tango Delta Zulu, Tango Delta Zulu, cambio. Roger, Roger, Tango Delta Zulu, Oscar November 3, Tango Delta Zulu, scusa per l'errore. 59, 59, QSL? Oscar November 3, Tango Delta Zulu, mi ricordo, grazie per il 59, buon rapporto qui a vicino Bruxelles, 55, 55, buon rapporto qui a vicino Bruxelles, ti ringrazio per il collegamento e ti auguro una buona attivazione, ciao, alla prossima, ciao! Ciao 73, buona giornata, grazie ancora, ciao!